Quando si preparano i dolci sono sempre preferite quelle ricette che sono, oltre che deliziose, veloci e semplici da fare. Tra queste c'è il pan di Spagna nel microonde. Sebbene non lo si creda, il microonde è uno dei pochi elettrodomestici che possono essere utilizzati per altri compiti, oltre allo scaldare e a riscaldare gli alimenti, consentendo la preparazione di pasti semplici. Questo elettrodomestico è in grado di fornire temperature elevate e costanti che possono essere utilizzate per preparazioni chiuse. È anche perfetto per quelle preparazioni in cui il cibo non deve essere rimosso o messo sul fuoco per ore per cuocere. Cosa tenere in considerazione quando si prepara una torta nel microonde? La preparazione del microonde prima di preparare qualsiasi ricetta all'interno del microonde, è importante eseguire una preparazione precedente per favorire la migliore cottura. Pulite il microonde e determinate le capacità di tempo, potenza e spazio. Scegliete i materiali che verranno utilizzati. Preferibilmente sceglieremo gli utensili destinati al microonde, come tortiere di vetro, carta assorbente, pellicola trasparente e sacchetti di cottura. La selezione degli ingredienti: esiste una grande quantità di preparati e ingredienti disponibili. Tuttavia, quando si tratta di preparare un dessert con il pan di Spagna nel microonde, è importante utilizzare alimenti e ingredienti con determinate caratteristiche. Devono essere cucinati in meno di 5 minuti. Devono avere la capacità di rendere il dolce soffice. Dovrebbero essere a basso contenuto di calorie, per preservare la salute. Come cucinare una torta nel microonde? Per cucinare un'eccellente e deliziosa torta nel forno a microonde, avete solo bisogno degli ingredienti e degli utensili giusti. Ingredienti: 1 cucchiaio di cacao puro o di cioccolato fondente da sciogliere, 30 g, una metà. Cucchiaio di burro a temperatura ambiente, 10 g, 2 uova intere, 2 cucchiai di latte tiepido, 30 ml, 3 cucchiai di farina di frumento, lievitante o per tutti gli usi, 45 g. 1 pizzico di lievito, utensili, 2 contenitori adatti alla cottura a microonde, 1 paio di forbici e 1 bilancia. Modalità di preparazione: per prima cosa prepareremo il cioccolato, o il cacao puro. Con l'aiuto di un cucchiaio della bilancia, prenderemo i 30 g necessari. Quindi, lo scioglieremo nel microonde per 40 secondi, all'interno di uno dei contenitori adatti alla cottura. In seguito, aggiungeremo il burro al cioccolato, e mescoleremo per ottenere una miscela omogenea. Aggiungeremo le uova intere e il latte alla miscela precedente, mantenendo il movimento costante in modo da non influire sulla consistenza. Nel contenitore rimanente setacceremo la farina di frumento insieme allo zucchero e allo lievito.
Li mescoleremo con un cucchiaio, e poi li aggiungeremo alla miscela di cioccolato. Mescoleremo delicatamente per integrare tutti gli ingredienti. Successivamente, e con l'aiuto delle forbici, apriremo tre fori nella base di ogni contenitore destinato alla cottura. Questo aiuterà la circolazione di aria e vapore all'interno e all'esterno di esso. In questo modo otterremo che il nostro pan di Spagna nel microonde rimanga soffice. Distribuiremo la miscela del dolce in uguali quantità, fino alla metà di ogni bicchiere per ottenere torte della stessa dimensione. Devono essere in grado di crescere senza il rischio di traboccare non avendo abbastanza spazio. Il momento della cottura prima di cuocere la torta nel microonde, metteremo un tovagliolo sul piatto. Oltre a evitare che si sporchi, aiuterà anche il pan di Spagna a gonfiarsi rapidamente. Successivamente, selezioneremo la potenza massima del microonde. Il tempo non sarà maggiore di un minuto e mezzo o due, con una potenza media. In seguito, rimuoveremo i bicchieri dall'elettrodomestico e li metteremo in un luogo caldo. Quindi, li gireremo, senza smembrarli, e li lasceremo riposare per 3 minuti. Questa tecnica è raccomandata per consentire la ritenzione di calore all'interno del contenitore e della torta. In questo modo, promuoviamo la cottura della stessa con il calore residuo, anche dopo averlo rimosso dalla sua fonte. Un altro vantaggio della tecnica per questo tipo di ricette è evitare la cottura eccessiva. Alla fine, dopo averli lasciati riposare per il tempo necessario, toglieremo le piccole torte dal loro contenitore. In questo modo avremo finito di preparare il nostro delizioso dessert al cioccolato. Oltre a godere della consistenza morbida e spugnosa che caratterizza il pan di Spagna, avremo preparato le nostre torte nel microonde in modo rapido ed efficiente.